Giorgia sarà qui con noi per... Cosa? Sì. Guarda qua. Ora non ci resta altro che... fare il buco. Devo prendere... Ma cosa state facendo qui? Ci siamo! Ecco qui! Aia! È bellissimo! Oh, salvo! Scusami, ma... il cappello? Vado! Dimmi, Giorgia, che c'è? Fuori che non so che cosa fare. No, Giorgia, guarda, abbi pazienza, lo so che ogni volta dico sempre la stessa cosa, ma oggi non è giornata. Guarda, devo anche uscire fuori per un lavoro e mancherò 3-4 ore e non ti posso lasciare da sola in quanto la mamma non c'è. Anzi, mi è venuta un'idea. Hai per caso un amico, un'amica, qualcuno dove ti posso lasciare, dove vorresti andare? Sì, babbo! Chi è? Dani chi? Dani di Dani e Robby? Sì. Ok, allora dammi un secondo che la chiamo e vediamo se ci posso portare, va bene? Sì! Vai. Salvo? Perché mi sta chiamando? Pronto? Sì, ciao Dani! Ciao Salvo! Dimmi tutto! Senti un po', ti devo chiedere una cosa, siccome mi devo assentare 3-4 ore e la mamma di Giorgia non c'è perché ha lavoro e non so dove lasciarla, lei mi ha chiesto se poteva venire da te. Te la posso portare? Hai impegni? Sì, non ho impegni. Certo, c'è anche Robby che mi può aiutare, tranquillo. Sì, ci divertiremo tantissimo, portamela pure Giorgia. Ok, vai. Grazie mille. Allora, guarda, 10-15 minuti e siamo da te, va bene? Va bene, ti aspettiamo. Sì, e vai, mi vado a preparare in camera. Vai, veloce che anche io devo andare via. Lo sapete perché ho chiesto al babbo di andare da Dani? Perché noi due siamo amiche del cuore e ho intenzione di fare una cosa di nascosto che il babbo non può vedere. Lei mi può aiutare di sicuro. Giorgia, dai, veloce che bisogna andare. E adesso non vi posso spiegare niente, ve lo dico dopo. Ci siamo. Ma non posso suonare io? Vai, suona una volta. Sono già arrivati. Chi deve arrivare? Sì, ora ti spiego. Chi è? Ciao Giorgia. Ciao ragazzi. Ciao Robby. Ciao Dani. Salve. Sì Robby, tra un po' capirai tutto. Non hai detto nulla? No. Okay. Giorgia sarà qui con noi per... Cosa? Salvo aveva da fare. Sì, ora l'ho chiamato anche prima dicendo che siccome devo assentarmi 3-4 ore e Giorgia voleva venire non so perché qui. No, che significa 3-4 ore? Non può rimanere qua Giorgia, scusami, ma io devo fare un sacco di cose. Devo fare il nuovo record dei videogiochi, devo dormire, devo mangiare cose mie. No Robby, ho già deciso. Vieni Giorgia, andiamo a giocare. Aspetta, scusami, vieni qua Giorgetta. Senti, io ti lascio qui, però ti raccomando, non farà dispettosa. Lascia stare Robby, non gli fare scherzi e non mi fare fare brutte figure. Va bene, ciao. Ok. Ciao ragazzi. 3-4 ore, non tardare. No, eventualmente chiamo. Ciao. Sapete cosa vi dico? Lascerò Giorgia a Dani. Io andrò a dormire. Cioè che fai karate, volevo dire. Dani, però lo sai perché sono venuta qua da te? Certo che lo so, sei venuta qui perché vuoi giocare con me. C'è però anche un'altra cosa. Cioè? Quale sarebbe l'altra cosa? Vorrei che mi aiutassi a fare una cosa che il babbo non vuole. No, aspetta Giorgia, non sto capendo. Cioè, cosa vorresti fare che Salvo non sa? Aspetta, vado a prendere una cosa. Ok, ti aspetto qui. Questa cosa mi preoccupa. Guarda qua. Che cosa sarebbe? È una pistola. No, la pistola no. Sei impazzita, questa qui è pericolosissima. Non puoi portartela in giro. Stai tranquilla. Serve solo per fare i piercing. I piercing? Ma
Tuo papà non lo sa! No, 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 Giorgia, questa cosa non possiamo farla! Io non voglio responsabilità! Dai, Dani, ti prego, sono venuta qua apposta! Ma fammi capire, dove lo vorresti fare questo piercing? Qua sopra. Non è un po' rischioso? No, non ti preoccupare. Ho un'idea! Allora, se mi aiuti a fare il buco all'orecchio, poi quando arriva il babbo mi metto un cappello così non lo vede. È rischioso, ma solo perché sei una mia cara amica lo farò per te. Però mi raccomando, non devi farti scoprire. Ok, andiamo. Dani, ma te l'hai già fatto un buco all'orecchio? No, non l'ho mai fatto, però ho visto su TikTok una tecnica buonissima, quindi servirà del ghiaccio, vado a prenderlo, tu stai ferma qui, eh? Ok, ma farà male? Oh! Eccomi qui, Giorgia, il ghiaccio è pronto, fazzolettini pronti, ma prima dovrai indicarmi dove vuoi il buco. Tanto faccio il pennarello. Ok. Va bene, allora prenderò bene le misure e farò un bel puntino. Ci siamo, eh? Eccolo qui! Perfetto! Ora non ci resta altro che fare il buco. Stai tranquilla, andrà tutto bene. Devo solo capire come si usa. Ah, ok, ci sono. Allora, vediamo. Devo prendere... Ma cosa state facendo qui? C'è Robby! Che cos'è questa cosa? Una pistola? Sì, è una pistola per fare piercing! Ne vuoi uno anche tu? Stavi per fare un piercing a Giorgia? Eh sì, è venuta qui perché me l'ha chiesto! Ma Dani, ma sei per caso totalmente impazzita? Ti chiede di farsi un piercing e tu glielo fai? È una bambina di 7 anni, ha bisogno del consenso dei propri genitori per farsi un piercing! Non ti preoccupare, Robby! Tanto quando arriverà il babbo mi metterò un cappello e non se ne accorgerà mai. Sì, semplicissimo. Sapete cosa vi dico? Io l'avevo detto che Giorgia non doveva rimanere qui con noi e non ne voglio sapere niente. Se poi Salvo si arrabbierà tantissimo con voi due, dovete dire che io ero a dormire tutta quanta la giornata. Quindi... ciao! Sì, sei il solito fifone, lasciaci pure lavorare! È vero! Dani, però mi raccomando, non mi fare male! No, tranquilla, però rimani ferma, eh! Ok? Ci siamo! Ecco qui! Aia, ha fatto un po' male! Lo aggiusto! Ed eccolo qui! È bellissimo! Mi guarda lo specchio. Wow! Quando vuoi fare queste cose, tanto io sarò sempre tua complice. Ok. Sono passate 3 ore e il babbo sta tornando. Mi devo mettere subito un cappello, perché se mi vede con il piercing si arrabbia di brutto. Perché vi ricordate l'altra volta quando mi sono fatta il piercing? Non è andata tanto bene. Vediamo se ce l'ho. No. C'è solo giocattoli, la borraccia. Allora, vediamo qui. No, c'è Bufalino. Non l'ho portato. Vado a chiedere a Dani se ce l'ha lei. Dani? Dimmi, Giorgia. Io non mi sono portato il cappello per coprire il piercing. Te ce l'hai un cappellino? Sì, dovrei avercelo. Devo trovarlo però. Aspetta un secondo, eh. Speriamo che lo trovi in fretta, perché il babbo sta per arrivare. Dovrei averlo qui da qualche parte, ma non mi ricordo dove. Eccolo qui, l'ho trovato. Però ho soltanto nero, va bene lo stesso? Sì, non importa. Ok, perfetto. Allora ti aiuterò a metterlo. È perfetto, così non si vede niente. Sapevo che mi potevo fidare di te, Dani. Ti voglio bene! Vai! Prendi questo! Non ci credo, Dani ha appena fatto gol! No. 1-0 per Dani, a quanto pare la piccola Giorgia non è poi così brava a calcio. Vai, ora ti farò anche quest'altro! L'ha parato! Ma come fa? Ma Dani, ma sei una campionessa! Lo so, Robby! Questa qui
è di sicuro il babbo. Ok. Ah, ok, vado a aprire io allora. Sì, andiamo, Giorgio, andiamo. Oh, salvo! Grandi, come va? Oh, Giorgetta! Com'è andata, ragazzi? 3 ore e 45 minuti. L'ho fatta, dammi il tempo. Bravissimo. È andata tutto bene, vero? Sì. Giorgia, hai fatto la brava? Sì, babbo. Ok, allora perché non mi dici che cosa hai fatto in queste 3 ore? Vi siete divertiti? Ah, io non lo so cosa hanno fatto io. Noi abbiamo giocato a nascondino, Chiapparello, io dormivo sotto il letto. Ah, ok. Mi devi dire qualcosa, Giorgia? No. Sei sicura? Mamma. Aspetta che... voglio dire un paio di cose all'orecchio. Nicola, io non so niente. Visto, Giorgia, che ti sei divertita tanto, magari se loro dicono di sì, la prossima volta ti porterò di nuovo qui. Però adesso prendi tutta la tua roba che si va via, così lasciamo un po' liberi Dani e Robby, che hanno fatto da babysitter a te. Okay. Vai, prendi tutta la tua roba. È solo quella? Sì. Possiamo andare? Da. Ok. Andiamo. Scusami, ma il cappello? No, c'avevo freddo. Ma come freddo? Sei a maniche corte e c'hai freddo? Sì, perché non trovavo la giacchetta. E ti sei messo il cappello? Sì. Giorgio, non me la racconti bene. Quando siamo arrivati qui, tu il cappello non ce l'avevi. Come mai ora c'hai il cappello? Dani, Robby, venite un attimo qui per favore. Ragazzi, mi sembrate un po' strani, soprattutto anche la Giorgia. Non capisco perché ci sono 30 gradi in casa e Giorgia c'ha il cappello. Perché io non ne so niente. Sì, vabbè, lui non sa mai niente. Comunque te l'ha detto, non aveva il giacchetto e sentiva freddo. Io non so niente di nessun orecchino, nessuna pistola. Robby, la vuoi smettere? Ah, ho sentito orecchino, ho sentito pistola. Giorgia, togli questo cappello. No, io non ne so niente però, Giorgia, togli questo cappello. No. Giorgia, allora te lo levo io. Fammi vedere. Questo è il suo. Non c'è niente. Ma ti sei fatto un piercing? Robby? Hai fatto il piercing alla Giorgia senza chiedermi permesso? Ma io avevo detto che non ne sapevo niente. No, sì, è tutta colpa sua. Lui... Ma cosa dici? Non è vero, non come volevo. Lui mi aveva detto che ti aveva chiesto il permesso e quindi io gli ho fatto il piercing. Scusami, quando mi avrebbe chiesto questo permesso? Che io ho lasciato la bambina e sono andato via. Ma è vero, Giorgia, diglielo che non sono stato io a farti fare il piercing. Sì, come no, sei proprio stato te. Lo sapevo, lo sapevo. Guarda, no, io devo portare a casa ho una bimba col piercing. Ma soprattutto, chi glielo racconta ora la mamma Cinzia, che anche lei non voleva. Ma no, non sono stato io, te lo giuro. Allora, Giorgia, basta, mi sono stufato, ok? È già la seconda volta che ti porto qui e succede un incidente, ok? O fate cose che non dovete fare, quindi basta, non ci porto più qui. Ora si prende e si va via. Te rompi, non ti voglio più vedere. Ma cosa ho fatto? Anche te però, dai, glielo potevi dire qualcosa. Io gliel'ho detto, ma lui ha insistito. Basta, mi dispiace, Salvo. E con te, quando arriviamo a casa, facciamo anche i conti. Andiamo. Io non ne sapevo niente. Robby, mi dispiace, ma dovevo dare la colpa a te, Salvo, se no se la sarebbe presa con me. Non si fa così, però. Oh. Andiamo, Giorgia, andiamo. Basta, mi hai stufato. Cioè, ora ho capito perché tu volevi andare a casa di Dani e Robby. Perché ti sei fatto fare il piercing all'orecchio. Questa cosa non va bene. Ragazzi, vi dobbiamo lasciare perché ora bisogna ritornare di nuovo in Toscana e bisogna fare circa 2 ore e mezzo di strada prima di salutare i nostri amici. Vuoi dire qualcosa a loro? Babbo, ragazzi, non fate mai cose senza il permesso di mamma e babbo, perché se no si arrabbiano. A questo punto vi salutiamo, se il video vi è piaciuto lasciateci tanti like, attivate la campanella degli aggiornamenti e se ancora l'avete fatto ovviamente iscrivetevi al nostro canale. E io, arrabbiato e qui accanto alla Giorgina, vi salutiamo con un grande wow! E adesso vieni con me. No,